Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video pilota per quanto riguarda Pokémon, gioco di carte collezionabili, versione Pocket, ovvero il gioco in uscita il 30 ottobre in Italia. E in realtà è possibile giocare fin da adesso se avete l'applicazione che potete trovare su siti esterni, non serve che io dica quali, piccola ricerca su YouTube e trovate tutto quello che vi serve. Certo, l'app ufficialmente esce il 30 ottobre, ma si può giocare già da adesso. Devo dire che lo trovo abbastanza divertente anche perché non è necessario spendere soldi veri per avere nuovi pacchetti ogni giorno da aprire. Ogni 11 ore è possibile aprire un pacchetto e anche se al momento c'è una sola espansione, il pool delle carte non è per niente risicato, anzi è abbastanza vario. E devo ammettere che è stata una bella sorpresa durante il tutorial poter aprire un bel po' di pacchetti e avere carte diverse da quelle che capitano ad altri giocatori. In genere un gioco come questo ti dice apri 10 pacchetti, per dire un numero, però trovi tutte quante le carte che trovano altri giocatori. Ma qui invece no, le cose vengono messe in chiaro fin da subito e trovi carte diverse che trova un altro giocatore. Quindi si può iniziare subito a scambiare volendo. E il pull che ho avuto non è stato proprio malvagio, anzi devo dire che mi è andata piuttosto bene, sono piuttosto soddisfatto, ho trovato Charizard quindi sto a posto. Sì, è il mio Pokémon preferito, è da Normi, va bene, mi vado a confessare dal Papa e gli dico: padre, mi perdoni perché ho peccato di Normi e mi piace Charizard, e lui probabilmente mi benedirà con una capocciata e poi mi manderà in pace. Ma senza divagare troppo, torniamo a noi. Mi sono davvero divertito per quel poco tempo che l'ho provato. In realtà non ho fatto molto, ho completato solo il tutorial di base che ti insegna come giocare, ovvero schierare il Pokémon in campo, schierare Pokémon in panchina, usare le energie che vengono generate automaticamente, e questa è un'altra differenza dal gioco di carte collezionabili che c'è già in commercio e sì, che però è gratis comunque. E in quel gioco di carte, sempre online, devi comunque avere le carte energia nel tuo deck, nel tuo mazzo, per assegnarle poi al Pokémon, e devi pescarle, non le trovi automaticamente, non si rigenerano da sole col passare dei turni. Invece in questo gioco sì, ed è stato piuttosto divertente giocare in maniera diversa dal gioco che già conosciamo. È anche un altro modo per approcciarsi al mondo delle carte, che è molto variegato. C'è anche un tutorial più avanzato e completandolo si possono accedere ad altre funzioni, si sale di livello, insomma è molto molto carino. Mi è piaciuta molto la pesca miracolosa, anche una nuova funzione introdotta proprio in questo gioco. Con dei punti speciali tu vai a rubare la carta di una persona a caso o di un tuo amico, e in realtà non è che la rubi, è come se tu facessi una copia di quella carta. Il problema qual è? Ti fanno scegliere tra 5 carte, solo che non puoi sceglierle tu, te le mischiano e tu ne scegli una a caso girata, quindi devi avere fortuna a trovare quella carta che ti interessa. Io ho avuto fortuna una sola volta. Vabbè, purtroppo va così, a caso. Secondo me la pesca miracolosa è al momento la feature migliore del gioco, ma la cosa che più mi è piaciuta è stato l'effetto delle carte EX, o quelle più rare comunque, 3D. È come se il mostro uscisse dalla carta e tu, giocando appunto con la carta, puoi guardarla da diverse angolazioni e sembra proprio che il Pokémon stia uscendo dalla carta ed è un effetto bellissimo. Questo qui su 3DS sarebbe stato epocale, perché se ne può parlare male quanto si vuole, ma il 3D del Nintendo 3DS faceva il suo lavoro. Il gioco inoltre ti permette di aprire 2 bustine al giorno, ogni 24 ore. In realtà si genera una bustina ogni 12 ore, quindi nell'arco di una giornata 2. Però si può anche smezzare il tempo di ricarica usando delle clessidre. Le clessidre le prendi facendo le missioni giornaliere anche, quindi entri nel gioco, sbusti un pacchetto e ti danno le clessidre perché hai fatto una missione giornaliera. Per il momento il bello è solo fare pesca miracolosa e magari anche boostare. Certo, c'è solo un'espansione, ma nonostante tutto è molto corposa, ci sono molte carte. Contando però che sono 25 anni che le carte bene o male sono in giro, dovremmo avere più di 1000 carte ormai in circolazione, uniche intendo. Io sinceramente sono rimasto positivamente colpito fin dall'annuncio. Anche all'annuncio ero piuttosto interessato, più che altro a quelle carte che ti permettono di entrare dentro l'artwork ed esplorarlo
Non vedo l'ora di scoprire quali altre carte permetteranno ciò. Io ho visto solo quella di Mewtwo, che era anche nel trailer, e quella di Pikachu, sì, anche quella nel trailer, no. Ho visto solo due persone che hanno trovato un Pikachu e un Mewtwo. Forse al momento non ce ne sono altre, in futuro verranno ovviamente implementate. E è già possibile fare acquisti in game, perché ovviamente in Nuova Zelanda il gioco è uscito ufficialmente. Ma al momento non mi attira minimamente l'idea di comprare lingotti, da quello che ho capito, per sbustare più carte. In futuro, magari con altre espansioni, lo ripeto ancora una volta, sì. Magari quando uscirà ufficialmente verranno subito implementate altre espansioni e magari il gioco sarà un bel po' più movimentato. Ma per il momento, ovviamente a video avrete anche visto il mio codice amico, nel caso vogliate aggiungermi, liberissimi di farlo, accetto tutti. Non so se ci sono limiti, sono a livello 3 o 4, adesso non ricordo di preciso. Ma comunque, per me, per il momento è promosso. Vediamo come si evolve in futuro, perché il gioco è buono per il momento, però c'è sempre modo per rovinarlo. Ad ogni modo, per questo video è tutto, in descrizione trovate tutti quanti i link utili, e ci vediamo alla prossima, ciao! Thank you.